Joaquim Pinto apresenta A Comédia de Deus, João César Monteiro. Deus in auditorium meu m'intende. Eccolo, arriva. Puntualità britannica. Il movimento lento è essenzialmente maestoso. Secondo me è un rompiscatole. Buongiorno, ragazze. Buongiorno, signor Joao. Signor Joao, non si dimentichi la candeggina. Vi risulta che sia mai mancata la candeggina in questo negozio? Che io sappia, no. E pensi che sia opera del destino? Infallibilità è la parola d'ordine. Fai il tuo lavoro e stai al tuo posto, ragazza. Quasi 2 ore per venire da Benfica a qui. C'è un traffico infernale. Non puoi immaginare. Immagino che da qui a Benfica sarà altrettanto. Qui è un mortorio, Tomè. Alle ragazze del turno di notte sembra che le abbia pizzicate la mosca zezze. È la lotta di classe, signor Joao. Nessuno ha più voglia di muovere un dito. Questo abbiamo e questo ci teniamo. In tempo di guerra ogni soldato passa. E che ne dice degli estremisti? Non dico niente, Tomè. Guardi la Russia. Judith dia un'occhiata alle nuove candidature e che Dio ce la mandi buona. L'ultima parola è sempre la sua. Io me ne vado, se non si fa tardi. Dì a Judith di farmi una telefonata. Se qui le cose non si raddrizzano, sento che scoppierà l'uragano. Non si preoccupi, signor Joao. Pugno di ferro, questo ci vuole. Vieni qui, Alexandra. Ha
Hai una macchia sospetta sul grembiule. Ah, questa non è di sangue, è di fragole. Per me è lo stesso. È meglio che ti cambi. Ma non ce n'ho un altro. Lavalo. A mali estremi, estremi rimedi. Ho capito, oggi ce l'ha con me. Sì, figliola. Sono andata all'agenzia di viaggi. Vai in ferie? Mi piacerebbe la Thailandia, è bella e c'è vita. Una mia amica dice che ci sono spiagge da sogno. Per due persone, tutto compreso, non è caro con lo sconto giovani. Buon viaggio. Mandami una cartolina con un bufalo al pascolo. Lei scherza sempre, signor Joao. Non te la prendere, è segno che non posso più fare altro. Ecco fatto, il grembiule l'ho steso al sole, si asciuga in un attimo. La macchia è andata via. C'è uno spogliatoio fatto apposta per permettervi di cambiarvi. Il negligé in questo posto è un sacrilegio. Solo passando sul mio cadavere. Ma io non l'ho fatta apposta. È stata la fretta. Volevo chiedere il permesso di fare un bagno in piscina. Non ho mai negato un bagno a qualcuno, nemmeno al mio peggior nemico. Vai pure, ma sbrigati. Le sembro carina, signor Joao. Non mi scocciare, ragazzina. Togliti dai piedi. Non lo saprai mai. Quella non è tanto portata per il lavoro. Avrà dei problemi in casa. Quale casa? Sono bestie che vivono nelle baracche. Perlomeno dimostra di volersi lavare. E questo è già... Ah, sì? Allora vada a vedere con i suoi occhi cosa ha combinato nel bagno delle donne. Oddio, mamma! C'è qualcuno? No, c'è nessuno? Sì, ci sono io. Desidera? Volevo qualche informazione per lavorare qui. Non so se c'è un posto. Ma qui dice che si cercano commesse. Deve parlare con il responsabile. Ah. Vai subito a prendere il secchio e pulisci la parete delle donne. Io? Mica sono stata io a fare quel servizio sulla parete. Non mi interessa chi è stato e chi non è stato. Le regole igieniche in questa ditta devono essere scrupolosamente osservate. Allora non assumete che si pulisce il culo con il dito. Tieni la lingua a freno, ragazzina. Bada a come parli. Sopporto tutto meno gli scarioti. L'ambiente è carino. Nome? Carmen. Referenze? È il mio primo impiego. Meglio tardi che mai. I miei erano contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Studi? Studentessa universitaria. In quale università? Quella della vita. Senti, figliola, tieni questi per pagare la retta. E torna quando avrai finito il corso. Non c'è dubbio che qui l'ambiente è proprio carino. È una carta da 500. Non è da buttare. Che schifo! Ho pulito la merda. Posso prendermi un caffè da Silvia? Vai, ma non ci andare con quel muso lungo. In questo mondo, ragazza mia, paga il giusto per il peccatore. Vai. Vuole che le porto qualcosa?
Sì, suave con filtro. Vuole, signor Joao? Sono di Mr. Chips. Nemmeno a vederle. Goodbye, Mr. Chips. Judith? Dove sei? A casa o in fabbrica? Quel Tomè combina solo guai. No, no, assolutamente. Non ti preoccupare, va tutto bene. Come al solito. La donna delle pulizie non è venuta un'altra volta. Poi mi racconterà le solite cazzate. È una rottura di scatole, ma va fatto. Il problema è che non posso mollare il negozio al primo che passa. Quando ritorna a Romao mi metto d'accordo con lui. Oggi, se ho un attimo di tempo, vado in banca e dico due paroline al direttore. Sta tranquilla. Quanti chili ne abbiamo in magazzino? Ce la facciamo. No, signori, l'idea è molto semplice. Lasci i clienti con la bava per qualche giorno. Metti il cartello esaurito e rilanci il paradiso a tutta forza. Chiaro? Con un nuovo prezzo all'altezza della specialità della casa e della novità del sapore. Carissima, lo dice Marx. Non si fanno le frittate senza le uova. Aumenta gli stipendi e vedrai i risultati. È elementare. E tu sai, per esperienza propria, também sei do pelo. Também fiquei com muito má impressão, sim, senhor. Vivo sozinha com a mãe numa barraca. Também não me pareceu nada de divanas. A ver, vamos. Mas uma andorinha não faz a primavera. É. Parte do Minho. Ah, conheço muito bem. Se não estou em erro, papei por lá a melhor cabidela da minha vida. É boa gente lá, isso é. É muito bonita, ainda não perdeu aquela inocência fresca e provinciana. Vou retocá-la ao gosto das madonas venezianas. Sem apagar os traços rurais, hein? Pode ser um chamariz, pode. Mas toda a sabedoria vai estar no conservá-la. Alguma vez te deixa ficar mal? Oh, Judito, sabes perfeitamente que em serviço não brinco. Ah, vem cá, espera. Rosário. Rosário o quê? Não, não. A mim essa Francisca nunca me enganou. Vi logo. Queixa-nos judiciária. Não te metas nisso. Não paga o incômodo. Também está debaixo do olho. Mas deixa-a pousar. Não quero levantar a lebre. Tchauzinho, minha cara. E boas melhoras. Fammi vedere quelle mani. Sì, sono pulite. E così devono essere. Vuoi sapere perché? La ragione è semplice e non mi stancherò mai di ripeterla. I nostri clienti, per la maggior parte, sono bambini. E per questa ragione chiunque voglia lavorare alle mie dipendenze è tenuto a lavarsi le mani sia dopo aver utilizzato i servizi igienici, sia dopo aver estratto muco nasale rappreso, volgarmente caccola per intenderci. Pena il licenziamento in tronco, senza pregiudizio di eventuali successive azioni legali.
È in gioco la salute pubblica. Mi hai capito? Quando servi un gelato, ripeti a te stessa: un giorno sarò madre. Bruno! Un pelo della regina Vittoria. God save the Queen. Love my umbrella. Thank you.
Com'è un chilo? Niente, io ti ho fregato, così fa più baratino. È meglio me i quattro che sus. Pensa que são vivinhos da costa. Vai, isso parece. Estou a vê-los fritos com arroz de tomate devidamente malandrino. Ou com uma sardinha de coentros. Também marcham, também marcham. Tatareco! Vai-te embora, vai lá ver com a tua mãe. Vai-te embora, tareco. Quanto é? 480. Quanto é? 480. Signor Joao di Dio, come va? Macellato proprio adesso. Ecco qua. Così si riscattano i peccati del mondo. E allora, io non lo potrei vendere il cervello, ma se vuole a lei glielo do. È buono, nutriente, dicono che dà forza. Con un paio d'uova strapazzate, poi non sa quello che mangia. Le mie figlie ne vanno pazze. Loro sono piccole e si devono nutrire perché sono nel pieno della vita. Hanno occhi solo per i libri. Le dirò una cosa, signor Joao di Dio. Le mie figlie hanno più sale nella zucca di tanti di questi ministri, mi creda. Le credo pienamente, ma rinuncio al cervello. Ah, sì? E allora cosa prende? Il fegato di vitella? Tagliato fino fino. Non mi dispiace. Guardi qua. Guardi che bellezza. Tenero, poi. Un burro. Le tagliamo fine fine. Ecco. Sono una meraviglia.
bene così? Oh, Evaristo. Ce l'hai questa? Frocia del cazzo! Dove hai detto che vivevi, Rosarigno? Alla Cambogia. Deve essere pericoloso. Non tanto come si crede. Il peggio arriva quando smette di piovere, diventa un pantano. Strofina quella macchia. Questa? Questa è un neo. Ne ho tanti in tutto il corpo. Se Dio ti ha segnato. Le unghie. Strofina bene le mezzelune. Meritano di essere pulite. Le unghie le ho prese dal mio povero padre. Tuo padre è morto da molto? Quasi 2 anni ormai. Stava fumicando una botte con lo zolfo per disinfettarla. Gas tossici. Va bene così. Un gioiellino. Asciugale adesso. Signor Joao doveva vedere il funerale. Non si era mai visto un corteo così al paese. Mio padre era considerato il miglior bottaio della regione. La figlia del bottaio. Ti dovrebbe piacere il vino? Il vino verde, come no? Ma va bevuto appena esce dalla botte. Uno di questi giorni deve assaggiare il nostro. Lo assaggerò. Non useremo lo shampoo antiforfora. Hai i capelli setosi e si vede che sono puliti. Non ne hai bisogno. Ripettiniamo un po'. E li leghiamo dietro la nuca. Ecco così. Tirali tutti. Così. Ho i capelli ribelli. Meglio i capelli che qualche altra cosa. Hai un volto altero. Portamento signorile. Bene. Leghiamo i capelli con un nastro, così non si sciolgono. Perfetto. Un muover d'occhi, languido e pietoso, senza obiettivo. Un riso tenue, onesto, quasi fosse studiato,
Umile il gesto, moderato ogni volta e contegnoso. Un atteggiarsi calmo, dignitoso. Un posare con grave atto e modesto. Un'avvenenza schietta, manifesto segno di grazia e numero copioso. Un renitente osare, una dolcezza, un temer non so che, un umor sereno, un lungo rassegnato patimento, tale specie celeste di bellezza ebbe la Circe, che col suo veleno la mente mi sconvolse e il sentimento, che col suo veleno la mente mi sconvolse e il sentimento. Qui nessuno vi chiede di indossare per forza la cuffia o il berretto, ma ci si attiene ai principi basilari dell'igiene. Facciamo un pochino di pratica. Prima si riempie la coppa fino al bordo. Non dimenticarsi di passare la spatola nell'acqua ogni volta che si cambia sapore. Poi si liscia ben bene il gelato come se lo si pettinasse. Che abbiamo? Una base poligonale il cui volume deve essere uguale al volume del recipiente. Battiamo leggermente. Io lo batto sempre 3 volte e siamo in grado di edificare la piramide. Cheope, Chefren e Micerino. Potrai magicamente assaporare l'antico Egitto. La tecnica è la stessa, ma richiede maggiore delicatezza. Tutto sta nella perfetta aderenza fra la palla e la bocca del cono, in modo da non farla schiacciare. Rilassa i muscoli della mano. Mano morta, bussa quella porta. Mi segui? Un colpo secco e vigoroso ed è fatto. Ho perso l'allenamento, ma il concetto è questo. Sono arrivati i moscoviti. Allora si chiamarono bavaresi, mous, taffe, soufflé freddi, bombe. Poi sono arrivati gli americani con i loro sorbetti a base di panna, a volte con aggiunte di semolino e gelatina, e hanno inventato l'ice cream, oggi praticamente diffuso in tutto il mondo. A me piacciono più i nostri. L'impero dell'ice cream è immenso. Gli americani hanno impiantato fabbriche in ogni parte del mondo, dall'Arkansas al Vietnam passando per la Corea. La nostra è una produzione artigianale. La piccola fabbrica di Benfica avrebbe tanto bisogno di macchinari più sofisticati. Uno di questi giorni ti ci porto. Quanto più ne sei al dentro, tanto più ti attacchi al tuo lavoro. Il lavoro a me non mi spaventa. Non ho mai detto di no. Io sono una lavoratrice.
Lo so, Rosaligna, lo so che non sei come le altre. Ci vuole amore. La nostra scommessa richiede totale dedizione. Hai già capito che non si basa sulla solita cosa, sul gusto scontato, ma sulla continua innovazione, sull'instancabile ricerca del magnifico e, chissà, irraggiungibile sapore dei sapori. Chi cerca trova, signor Joao. Noi non cerchiamo la verità. Cerchiamo la nostra Arianna. Buon Dio, in così difficili condizioni basta un piccolo errore umano, un'improvvisa negligenza del personale e tutto è compromesso. Non è dato a chiunque varcare le porte del paradiso. Un cinese. Malgrado ogni precauzione, ci è impossibile evitare al 100% il rischio di fattori patogeni e trasformarci in una seria minaccia per la salute pubblica. Ma non è mai successa nessuna disgrazia. Per fortuna. Ma dobbiamo mantenerci vigili e pregare sempre Dio che non ne capiti mai una in paradiso. Perciò insisto. Lavatevi, ragazzi. Lavatevi ogni giorno con acqua e sapone. Allontanate i fattori patogeni, volgarmente detti microbi. E Rosarigno, figlia mia, quando servi un gelato non dimenticare mai, un giorno sarai madre. Anche tu. Thank you.
E anche questo gusto per i gelati, una delle cose buone della vita. Lo dobbiamo ai romani, ai nostri antenati romani, alla loro volontà di vivere, che li spingeva a farsi portare la neve dalle montagne distanti, dagli Appennini. Così che nei giorni di caldo, piacevolmente sdraiati all'ombra sui triclini, assaporavano frutti e sciroppi a temperature rinfrescanti. E anche se nel 1225 Marco Polo del Giappone portò a Venezia una ricetta di granita di latte, indiscutibilmente sono gli italiani i veri maestri del sorbetto. Dall'Italia, seguendo l'esodo del Rinascimento, i gelati arrivarono in Francia nel 1660 ad opera di un tale chiamato Procopio, di origine fiorentina. Con il folgorante successo della cucina francese, la famiglia dei gelati proliferò. Sono arrivati i moscoviti, eccetera. Poi sono arrivati gli americani, con i loro sorbetti a base di panna, a volte con aggiunte di semolino e gelatina, e hanno inventato l'ice cream. Ai giorni d'oggi, diffuso e in tutto il mondo. Quanti sapori? Una, due, tre. Quali gusti? Aurora, Biancaneve e Charlot. E lei? Così fan tutte Pinguino e Billy the Kid. Peccato che il gelato non sia peccato, signor Joao. A sentire Stendhal, già in pieno XVII secolo, una principessa italiana lamentò la stessa cosa. Tutto sta nell'educazione. Il gelato va gustato con il dovuto contegno. Ha visto, signor Joao, che scena disgustosa? Non si sa che fanno, lo stanno mordendo. Il gelato è una ricca fonte di calcio per l'organismo. Ma la delicatezza del sapore. Lei pensa che quelle sciocchine riescano almeno vagamente a percepirla con quel leccare sfrenato? È perché arrivano accaldate, donna Antonia. Ma guardi come diventano rosate le linguette delle ragazze. Perle e porci, signor Joao. Lei si spreme il cervello per creare i più eccelsi sapori. E qual è la ricompensa? La ricompensa. La mia sola ricompensa è servire al meglio delle mie capacità la comunità. Umilmente, donna Antonia. Il gelato non è degno di essere presentato in Parlamento, se non è portatore di virtù e se la discordia regna fra i sapori. E la discordia regna fra i sapori. Qui dentro non esistono sapori, solo profumi. Non è gallicismo. Se vuoi fare un corso di lingua è meglio che cambi aria. Profumo è più raffinato. Ha un altro sapore. Se si strilla, iniziano a tremare. Io non grido mai. Mi basta aprire gli occhi. Certo, certo. Speriamo che non piova. Non piove, no. Per domani è previsto un abbassamento di temperature. Só me cai aqui por tedo. O que elas gostam é de andar escarranchadas em cima das motas. Esta hora já não há transportes.
não me venhas com pesquisa ao leito que eu não te recebo. Andei a pé, que só faz bem. Ativa a circulação. Dá mal aspecto à casa. Eu ainda gostava de ir pescar uma lagosta aqui ao lado. São muito secas. Aconselho tantos lavagantes. Vi-os chegar hoje. A lagosta é muito mais fina. É, mas se fosse a ti, reservava já uma mesa. E não te esqueças de pôr um guardanapo. Um guardanapo? Sim, um guardanapo, meu rico fatinho. Tu tens artes, não haja dúvida. Quando fechares a loja, aparece que a gente guarda-te uma perninha. Chegue só aos bons, Sr. João. E será como eles? Rosarinho? Ando. A Rosarinho mudou-se. Para os prédios. Ah, bom. Não sabia. Pegaste-me um susto. Assustar pessoas não tem muita graça. Não é para ter graça. É para denunciar a brutalidade da Bófia. Não me parece grande ideia. Quando for a sério, ninguém acredita. E o senhor acha que não é a sério? Não é nada convosco, tanto quanto julgo saber. E acha bem que a gente ainda esteja acordados estas horas? Não, não acho. É melhor ficar calado. Quer comprar fotografias para mandar para os jornais? Conhece ninguém nos jornais. Também temos de Rosarinho. Lavar-se por baixo, toda nua. Tirei-os por uma frincha da barraca.
Não se vê nada, está desfocada. Já passaram de meio mão, mas para efeito serve. Qual efeito? Ainda dá para bater umas pívias. Vamos só para estas maminhas. Sou capaz de ficar com elas só para que não circulem. Estão à venda. Tem cigarritos? Tenho, mas não dou. Não sustento vícios. 1000 paus a cada um se queimarem as fotografias. O negócio é puxado. Entra. Tu sai, sono una donna che ha preso molti cazzi. Ma un solo dito. Tutto quello che ho me lo sono sudato. Sarò stata puttana, scema però mai. Mio caro, vuoi un pompino? Paga, è tanto. E via incassare. Il cuore alla lontana. Ho aperto tante volte le gambe, ma non ho mai perso la testa. E sai perché? Non ho mai mischiato le cose. Il lavoro è il lavoro, il piacere è il piacere. Potevo fare la fine di Mimì. Te la ricordi? Cambia discorso. Ogni volta che mi nomini Mimì mi viene voglia di girarti e ficcarti il dito nel culo. Ti ho sfamato. Sfamato. Spidocchiato. Spidocchiato. Vestito dalla testa ai piedi. Hai parlato tardi.
Sei un ingrato, João. Ma davvero? Faccio il mio lavoro e lo faccio bene. Sono l'anima del negozio. E le anime non devono rendere conto a nessuno. Riconosco che è vero. La gelateria prospera, va di bene e meglio grazie a te. Ma non abusare della mia pazienza. È un consiglio da amica. Veniamo al sodo. Rosarigno è venuta a vedere come si fabbrica il gelato. E per questo c'è bisogno che lo lecchi? Non mi prendere in giro, João. Sono uccelli da passo, aspettano solo la paga a fine settimana per bruciarsela in stracci e droga. Mi vuoi impedire di addestrare il personale? Di farlo diventare più preparato, più efficiente? Non mi sono mai piaciute le saputelle. Mi basta che servano i gelati e siano educate con i clienti. Rosarigno è serissima. Sei stata tu a raccomandarmela. Appunto. Io ti conosco come le mie tasche, tu non fai niente per niente. Perciò, a scanso di equivoci, ti informo che a partire da oggi le visite guidate sono finite. È tutto? No. Tornando agli affari, ho una notizia da darti. Sto pensando a una fusione. Sessuale? Un famoso gelataio francese, a quanto pare, è interessato alla nostra produzione. Bertillon? Non è Bertillon, ma è altrettanto importante. Si chiama Antoine Duanel. Tieni, leggi il fax. Ma non ti montare troppo la testa. La tua fama è arrivata sino a Parigi. Cara Judith, faccio seguito alla nostra conversazione telefonica. Bla 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 bla. Non mi nomina nemmeno. È sottinteso, no? Allude a un eventuale mariage. Pressa poco. Antoine è un uomo della mia età, molto raffinato. E come si dice, da cosa nasce cosa, non si sa mai. I nostri gelati non hanno nessuna possibilità di penetrazione nel mercato francese. Ovviamente non per mancanza di qualità, ma perché il consumatore francese non è portato ad accettare la loro origine. Portoghese. Fa che prima Antoine penetri in me. E poi ne riparliamo. Carignas e Duanel penetreranno su larga scala. Dobbiamo avere tutto pronto per quando arriverà Antoine tra un paio di giorni. Conto su di te per fargli trovare uno dei tuoi profumi. E adesso vai a istruire la tua smorfiosa, ma non me la portare più qui. C'è già Romao a metterle sulla cattiva strada. Sbagli. Ti stai sbagliando di gran lunga. Sei bello. Tu dedicati ai profumi e poi te lo dico io se penetriamo o no. Bambola, complimenti.
Ciao, bellezza. Eccoti, buonone. Ciancina. Che bomba. Bella passerotta. Ciao, pupa. Certe volte non ho nemmeno il tempo di respirare, sa, architect. È un lavoro ingrato il mio. Ma come posso vado dall'esteticienne. Ha le mani d'oro, quella. E poi mi conosce ruga per ruga dalla testa ai piedi. Beh, io, signora Judith, che ci sia il sole o la pioggia, mi faccio 4 bagni al giorno. Cavolo, così fa male, il troppo è troppo. No, non è troppo. Vuole vedere? Qualche goccia di oli essenziali nella vasca e l'acqua si carica di proprietà stimolanti. Che assorbiamo o inaliamo attraverso il vapore profumato dell'acqua calda. Star Body propone Perle d'huile de Ben Aromatique a base di sandalo, patchouli e incenso, effetto calmante, o di menta piperita, ginepro e rosmarino, effetto rinfrescante, o di pepe, bergamotto e ginepro, effetto tonificante. La orchidea ha associato essenze di limone, salvia e ginepro nel suo complexe d'huile essentielle à mensuison. Essenze di foglia di arancio, camomilla e verbena nel suo complexe relaxant. Hai capito, santi unguenti. Ma non è tutto. A sua volta, Gilles de Rais ha ideato 4 bagni alle essenze. Tonificant all'essenza di pino. Décontractant musculaire all'essenza di rosmarino. Revigorant all'essenza di lavanda. E calmant all'essenza di eucalipto. Signora Judith, in India gli unguenti hanno la fama di ammorbidire non solo le asprezze della pelle, ma anche quelle dell'anima. Me lo sta mettendo nel culo, signor Joao. Sì. Oro sull'azzurro. Apparteneva a mia madre. Me lo ha lasciato in punto di morte. E se me lo rubano, signor Joao? Cadere non cade. Ma con i ladri che girano nessuno è al sicuro.
Ti fa ancora male l'ano? Un pochetto, ma mi sta passando. Non deve essere lacerato. Ma in caso peggiorasse, impiastricciati con qualche unguento. Dacci un'occhiata mentre io vado a friggere le carpe. Ha bisogno di aiuto, signor Joao? Gli aiuti in cucina mi confondono le idee. Ma se stai buono, ti puoi sedere a tavola e intanto assaggiare. Il piatto. Basta così. Ancora. Grazie. Buon appetito. Altrettanto. Scotta. È proprio la malandrina. Fregatura. Metà del mondo cerca di imbrogliare l'altra metà. A che punto siamo arrivati? Stelle, vaghe stelle dell'orsa. Anche il mio ragazzo si faceva guidare dalle stelle.
Io, se non vedo la stella polare, mi perdo subito. Sarà dietro qualche nuvola? È probabile. O piuttosto se n'è andata verso un altro firmamento. Questo non è un cielo, è niente. Dimmi, Celestina, senti nella tua vagina l'umido che precede l'amore? Stia zitto, signor Joao. Come fa a leggere così nel mio cuore quello che mi va? Ah, eccoti. E il gelato? È nella fase di perfezionamento. Per la guarnizione? Non ce n'è bisogno. Ce la mette il francese quando il gelato si sarà imbastardito. L'ha servito su vassoio d'argento lavorato a sbalzo, degno della migliore argenteria giudaico-portoghese. Il cucchiaino deve essere anch'esso d'argento. E il tovagliolo di lino ricamato. È tutto. L'arte ha in sé una specie di rude semplicità. Manca tanto? È pronto. Io faccio le presentazioni. Non dimenticarti di chiamare Antoine Mon Cher Maître e di dire qualche parola. Preferirei non farlo. Lo farai. E noi? Celestina porterà il vassoio. Tu farai compagnia al signor deputato. E che gli dico? Meglio che stai zitta. Mostra i denti, che è la cosa più bella che hai. E ricordati di chiamarlo dottore. Celestina, ficca un paio di cucchiaini di gelato in bocca al canonico, che è il morbo di Parkinson. Alla fine del ricevimento restituite i vestiti e attenzione alle macchie. Andate, andate, come sono nervosa. È questo il gelato? Vuoi assaggiare? Hai tutta la mia fiducia. L'artista sei tu. Voilà, nos anges de la gare. Je regrette que notre premier ministre ne soit pas venu, mais aujourd'hui il a inauguré la morgue la plus moderne d'Europe, avec la capacité de 20 000 chambres froides, congélation instantanée. Pour moderniser la vie, il faut d'abord moderniser la mort. Fa tutto parte della stessa rete di refrigerazione. Il canonico Saraiva, un caro vecchio amico che è stato così cortese da venire da Braga, malgrado le precarie condizioni di salute, per benedire la nostra piccola cerimonia. Chi ha già benedetto le bombe, figliola, non farà certo un grande sacrificio a benedire un delizioso gelato. Il dottor Pedro Cruel, uno dei più brillanti e promettenti politici della nuova generazione, probabilmente il nostro futuro primo ministro. È troppo presto per dar credito a certe voci, mia cara. Il governo del paese è, per ora, in ottime mani. Zitto, maiale! Che sarà ministro non c'è proprio dubbio, il popolo non sbaglia mai. Mon cher maître, voici devant vous notre homme de glace. Monsieur Joao di Dio, Jean de Dieu, qui aura le plaisir de dire quelques mots. Enchanté. Je m'attendais à quelqu'un d'autre. Gentili signore, illustri signori, caro collega,
Sarò breve. Vi risparmierò la tribolata storia di come, per circostanze del tutto fortuite e impreviste, sono diventato gelataio e poco a poco completamente votato al mio mestiere. Io sono un uomo di pace. Potrei, chi lo sa, essere un criminale, un proscritto, in permanente ribellione contro una legge sociale cieca e aberrante. Non lo so. So che non potrei mai essere un politico, ingrossare le fila di quei malfattori che fanno e disfanno il destino degli esseri umani, guidandoli verso un avvenire che li avvicina sempre più alla condizione strisciante. Sei rettile e rettile ritornerai. È la logica che incessantemente ci conduce verso il nostro vergognoso degrado, come individui, come specie. Contro la truffa universale, i gelati intirizziti, il mio gelato, che contiene tutta l'energia calorica del mondo. Una parola amica, una prova d'amore, rigore e fantasia. L'ultimo lusso sovrano di un uomo libero, che ha avuto l'estremo coraggio, in un paese soffocato dalla mediocrità, di esaltare la vita. Non possiedo ricette, formule magiche. Ogni gelato che fabbrico ha un particolare profumo, il suo profumo. Non è mai uguale a quello prima, non sarà mai uguale a quello dopo. Ognuno però fa affiorare il ricordo di qualcosa, un viaggio, una passeggiata, un incontro, una persona cara, la donna amata. Il mio sogno, forse irrealizzabile, è quello di fabbricare un profumo che concentri tutti i profumi, avvicinarmi armoniosamente a Dio, alla quinta essenza dei profumi. Non tradite mai i sogni della vostra infanzia. Se apriste i vostri cuori, forse potremmo assaggiare il glorioso gelato finale. Io non sono nata per odiare. Sono nata per amare, per amarvi. Mi è piaciuto molto. È stato irriverente e appropriato. Dobbiamo vederci uno di questi giorni. Dobbiamo? Romao, Romao, la Marsigliese!
monsieur, votre glace. C'est de la merde. Portate indietro quella merda! Ci siamo scavati la fossa. Siamo nella merda. Non ti preoccupare. Con il gelato non è andata bene, ma con i francesi ormai è fatta. Il est un peu énervé à cause de la glace. Mon frère Jacques. Sonne le mattine. Sonne le mattine. Tintin. Ça va. Sono a me. Estava no melhor dos sonhos. Tenho boas notícias, João. Estou meio a dormir. Estava preocupada contigo. Não há nada para roubar. Nem três pintelinhos. Estou a morrer de sede. Queres chá ou não queres nada? Bebo um chazinho. Já tem açúcar. Tem um gosto esquisito. É do gengibre. Caíste no goto, doutor Cruel. Quero convidar-te para uma caçada ao gato. Prefiro não ir, não sei caçar gatos. Mas obrigado. Limitas-te a fazer companhia aos caçadores. Não sou grande companhia, prefiro andar só. O doutor Cruel tem uma quinta em Sintra, onde os gatos vadios fazem toda a espécie de poucas vergonhas. Em vez de mandar pôr veneno, que é sempre perigoso, aproveita para organizar batidas com os amigos e abatê-los a tiro de carabina. Da última vez, apanharam uma gata que estava a dar à luz. Dar à luz é sempre perigoso, sobretudo na quinta do doutor Cruel. Não gosto de comer gato por lebre. Os gatos podem ter doenças, não são para comer. Tu achas que o doutor Cruel tem precisão de comer gatos? Essa corja tem estômago para tudo. Ai, não te armes em comunista. Isso foi chão que já deu uvas. Eu? A minha política é o gelado.
Toda a gente adorou o teu gelado. Estava de chorar por mais. O que significa que já não vou ser despedido. Assim se faz a história. Toda a gente percebeu que aquilo do francês trazia água no bico. Está de mala aviada, já o pus com dono. Nunca o invejoso madrou, nem quem ao lado dele morou. Havias de ter visto o senhor deputado, disse-lhe as últimas. Até foi buscar as invasões francesas. E o gajo, nada. Rabinho entre as pernas, deu meia volta e levou sumiço. De que eu me livrei. Está tudo bem, o que acaba em bem? O melhor está para vir. Estávamos todos a malhar no francês quando o senhor cónigo se lembrou que uma das suas propriedades é uma antiga taberna mesmo ao pé da sede de Braga. Estás-me a seguir? Estou. Com a bênção do prelado, transforma-se o inferno no paraíso. Está situada no coração de Braga. E ao ver-se te havias graças aos peregrinos. Escusado será dizer que vais ser a alma da sucursal. Sou um homem de paz. Um brinde pelo regresso ao paraíso. Non dimenticare, Virginia. Un giorno anche tu sarai madre. Domani inizieremo le lezioni. Signor Joao, se continua così dovrò licenziarmi. Così come? Io non posso corrispondere. Non corrispondere? Qual è il problema? Ho imparato a incassare i colpi. Signor Joao, lei è un uomo anziano, io sono ancora giovane. Ma quando è che metterò la testa a posto? Finalmente qualcuno che mi dice la verità. Giuro sull'anima della mia povera madre che Dio l'abbia in gloria, che passerò il resto dei miei giorni come si addice alla mia età. Grazie, Virginia. Signor Joao, io non volevo offenderla. L'età non conta. Eh sì che conta, Virginia. Conta no, e molto. Non è per questo che non sono mai andata con un uomo. Ah no? No. Bene, ci sono cose assai più complicate. La radice quadrata, la scissione dell'atomo, la scalata dell'Everest. Ho già dato qualche bacetto. Anche tra le gambe, ma dentro mai. Quando alla nostra ispezione una fanciulla presenta gli organi genitali esterni duretti, sodi, lucidi ed un colore incarnato, le labbra della vulva ben unite, le ninfe piccole e coperte, la clitoride col prepuzio corto, le pieghe della vagina prominenti e fra loro aderenti, le cavità mucose profonde, l'orifizio vaginale e il condotto vulvo-uterino ben stretti e l'imene integro, diremo con fermezza che questi sono segni della verginità fisica. Mio Dio, perché non lanci su di me lingue di fuoco? Voglio tre gusti. Besame mucho, cuore ingrato e paradiso. Il paradiso è esaurito. Ma il vaya con Dios è quasi la stessa cosa.
Se non ti piace, non lo paghi. Ma non si deve pagare prima alla cassa? Solo nelle ore di punta. E questa non è certamente un'ora di punta. Questo è il mio preferito. Ognuno ha i suoi gusti, anche per me è il migliore. Da qui escono tutti soddisfatti. Sa, una volta l'ho vista in pigiama. In pigiama? Non capisco. Sì, sotto casa. Stavo davanti alla porta della macelleria e l'ho vista attraversare la strada in pigiama. Sì, sì, mi ricordo vagamente. Deve essere stata quella volta che per errore mi hanno staccato la luce. Questo non lo so, era ancora giorno. Non mi dire che sei... Sono Joaninha, la figlia più piccola del signor Evaristo, il macellaio. Chi l'avrebbe detto? Joaninha dagli occhi verdi. Non sono verdi, sono marroni. Con questa luce appaiono verdi. Smeraldini. I suoi sono azzurri. Lo erano un tempo. Adesso la misericordia di Dio concede loro gli ultimi riflessi celesti. Quanti anni hai, Joaninha? Ne devo compiere 15. E lei? Ho passato i 50. È più vecchio di mio padre. Davvero? A me dell'età non importa niente. Un giorno anch'io sarò vecchia. Da qui ad allora campa cavallo. Ora devo andare a casa. Quant'è? Niente. Nemmeno per scherzo, signor Joao. I soldi ce li ho. Se lo sa mio padre, mi ammazza. Alla macelleria gratis non si dà nemmeno un bicchiere d'acqua. Paese che vai, usanze che trovi. Fatti vedere quando vuoi. Io sono sempre qui. Mi piacerebbe venire più spesso, ma abito troppo lontano. Passa a casa mia, allora. È a due passi. Adesso non posso. Ho promesso alle mie amiche di andare al cinema con loro. Magari stasera. Di sera? E tuo padre ti lascia? Questa sera va a macellare con i suoi amici. Ritorna domattina all'alba e io e le mie sorelle ci siamo messe d'accordo per aiutarlo a scaricare il camioncino e mettere i timbri sui tagli. Ah, ma non è vietato. Sì, ma la carne è buona lo stesso. E così la paga meno cara. Mio padre dice sempre: quello che non strozza ingrassa. Lui sa quello che fa. In effetti... microbo più, microbo meno. Dalla morte, figliola, nessuno scappa. Alle 10? Per me va bene. Allora, alle 10 in punto. Alle 10 l'aspetterò. È una canzone d'altri tempi. A me mi piacciono le canzoni all'antica. Tanto meglio. Ti piacciono le leccornie. Si vede da come sorridi. Di noi tre io sono la più golosa. Per questo mi strillano sempre. È per il tuo bene, Joaninha. È per il tuo bene. Lo so, ma basta non abusare. Prendi ancora un po' di vaia con Dios per il tragitto.
Io chiudo gli occhi così non ti vede nessuno. Peccato che non ho assaggiato il paradiso. Non mancherà l'occasione. Forse. Chi lo sa. São 8.400. Obrigada. É para ajudar as crianças que morrem de fome em Moçambique. Temos que ser uns para os outros. Anda por aí muito egoísmo à solta, meu caro senhor. A gente é que finge que não vê. E olha que estar aí o dia todo agarrada à caixa não dá grande saúde às varizes. A quem o diz, meu bom senhor? Mas o que é que sabe fazer?
Ho portato un po' di cutiche arrostite e ripassate col burro. Sono una colazione coi fiocchi. Grazie, Joaninha. Mi vizi con queste premure. Forse preferiva un pezzo di cosciotto. Il cosciotto? No, no. Le cotiche hanno tutto un altro sapore. E le ho già salate proprio come si deve. Domani ti dico se erano buone, entra. Solo un momento. Vado e torno. Lei, signor Joao, ha una bella casa. Sono le conquiste del 25 aprile. Che bello. È per me? Ha viaggiato apposta per te dal paese del Sol Levante al paese di Ponente. Voglio che tu lo indossi per la cerimonia dello champagne. E che cerimonia è? È per sentirti a tuo agio. In questa casa non si fanno tante cerimonie. Va bene.
nella loro morbida curvatura puntano verso il cielo. È buon segno. E perché non dovrebbe esserlo? Cercano la santità. Bonbon. Sono ripieni. Come
Come faccio a saperlo? È buono. No, Joaninha. È bonbon. Si fa per le bollicine. Sento una grande pace. Ti sentirai ancora meglio se ammorbidisci la tua pelle con un bagno. L'ho già fatto quando sono uscita dalla macelleria. Ma non di latte, Joaninha, no? Non di latte. Il bagno è pronto. Vai, figliola. Mentre io ti cerco per la Via Lattea. Chi è? Sono la signora Esther, la vicina. Mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma non è che per caso avrebbe un ciuffetto di prezzemolo da prestarmi? È che vorrei fare le crocchette di baccalà, ma senza prezzemolo non sanno di niente.
Sono andata da Shao, ma un cliente aveva già comprato l'unico mazzetto rimasto. Io non so che succede. Avevano ripulito tutto. Ma questa è una rapa. Non ho altro. Le foglie tritate hanno molti usi. Nelle crocchette di baccalà. Posso? Prego, si figuri, signor Giovanni. Sono venuto a vedere che facevi. Temevo fossi affogata. È bello. Io ci rimarrei tutta la vita. Non si può, Joaninha. Ricordati che il latte inacidisce sempre, mia cara. Ci facciamo i formaggini. Hai sempre la risposta pronta. Joaninha, vola, vola. Che tuo padre va a Lisbona. Questo bel lattuccio non si butta. Ah no? No. Ci si potrà fare un gelato al tuo meraviglioso profumo. Il gelato Joaninha. Joaninha vola vola. Che delizia. Che delizia. Che delizia. Lì no, signor Joao. Mi scappa la pipì. Falla nella vasca. Lasciati andare, Joaninha. Non è una cosa sporca. È quel tanto di amaro e patriottico che ci mancava per raggiungere la perfezione. Cospargi, fanciulla, il mio corpo di pioggia stellare che è la tua urina lustrale, piccola cara. Mi ha spaventata. Ho fatto solo due goccette. Sono scivolato. Thank you.
essere buono, che cos'è? Il paradiso. Non ho mai mangiato una cosa così buona. Ne vuole un cucchiaino, signor Joao? È tutto per te. Mi sono sporcata tutta. Rubato un pezzettino di paradiso. Che cos'hai? Mi sa che ne ho mangiato troppo. Non mi sento bene per niente. Vuoi una tazza di tè? Ai, che mal di pancia. Farai molte pernacchiette, ma non ti preoccupare, Juanigna ti passa subito. Vieni a sederti un po' qui. Sulle uova? E non si rompono? Si rompono, sì, ma sono una medicina santa. Non lo sapevo.
più meravigliose delle antiche medicine. Ti senti un pochino meglio? Sembra che sto covando come una gallina. È il tuo istinto materno, Joaninha. Sto facendo tanti ovetti. Tu sei la chioccia. E io sono il gallo potente che ti ingalla, gallinella. L'unico che non si è rotto. Questo che vuol dire? Niente. Possiamo farcelo all'occhio di bue se vogliamo. Oh, il dolore è tornato. Sono tutta appiccicata. Posso andare al bagno? Vuole che conservi anche la cacchina, signor Joao? No. Il troppo puzza. Un muover d'occhi languido e pietoso, senza obiettivo. Un riso tenue e onesto, quasi fosse studiato. Umile il gesto, moderato ogni volta e contegnoso. Un atteggiarsi calmo e dignitoso, un posare con grave atto e modesto, una venenza schietta, manifesto segno di grazia e numero copioso, un renitente osare, una dolcezza, un temer non so che, un umor sereno, un lungo rassegnato patimento. Tale specie celeste di bellezza ebbe la Circe, che col suo veleno la mente mi sconvolse il sentimento. Che col suo veleno la mente mi sconvolse il sentimento.
cala le braghe. Cala le braghe. Preferirei non farlo. Cala le braghe, che ti conviene. Con quel cazzo in mano fai lo spavaldo. Io non mi voglio sporcare le mani con un sacco di merda come te. Nemmeno un tiro. Questo non arriva domani. Lo pensi tu. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Mi chiamano Mimì. Non c'è il paradiso. Paradiso? Mai sentito nominare. È da poco che sto qui. E la padrona è ancora Judith? Che io sappia è la signora Judith e il signor Scardanelli. Quanti gusti? Cosa mi consiglia? Io non mi intrometto nei gusti dei clienti. La specialità qui è lo Scardanelli con fili d'uovo. Solo fior di panna. Sono 230 scudi. Grazie mille. Vuole la coppetta o il cono? Va bene il cono. Grazie. La prossima volta assaggio quello alla salmonella. Non voglio ritornare all'ospedale oggi. I nostri gelati sono famosi per essere i migliori del paese. Vengono direttamente dall'Italia e seguono rigorosamente le norme di igiene e sicurezza imposte dalla comunità. Vuol dire che hanno chiuso la fabbrica di Benfica? Un severo avviso. Questo individuo non deve mettere mai più piede nel negozio. È pregato di lasciare immediatamente questo locale e non farsi rivedere nemmeno nei paraggi. Senza lettera di licenziamento? La lettera di licenziamento le è stata inviata a suo tempo. Licenziamento per giusta causa. Non ho ricevuto nulla. Abbandono del lavoro senza dire né A né B. Comportamento scorretto con il personale e con i clienti. Eccesso di confidenza. Continue pratiche da intruglione. Altamente nocive. Sia per la salute pubblica, sia per la reputazione del locale. Vuole che vada avanti? Caro mio, hai già avuto una bella fortuna che non ti ho fatto la festa. Ho sfamato questo disgraziato, io l'ho sfamato! L'ho vestito e calzato! Il meglio ho dato! Quando è arrivato qui la prima volta, coperto di stracci, a vederlo ti si spezzava il cuore! Mi sono impietosita, ma essere troppo buoni è peccato. E per tutta ricompensa, ha rotto il culo alla mia migliore dipendente! Una povera orfanella di padre e di madre, era appena arrivata dal paese, che ha pianto disperata tra le mie braccia. Oggi per fortuna si è sistemata, è in Finlandia con un mio amico ingegnere che per lei ha abbandonato la moglie e le figlie. Brava ragazza, Rosaligno. Si è messo a dar fastidio a una ragazzina. La cosa ha fatto scalpore, un grosso scandalo. È arrivata alle orecchie del padre della ragazzina che non va tanto per il sottile e così il poveretto si è fatto giustizia con le sue mani. Gli ha rotto le ossa. Dio lo benedica! Ringrazia Dio che sei ancora vivo! Se fossi stata io ti avrei scannato, brutto schifoso! Ti avrei ammazzato a bastonate come un cane rognoso! È un malato! Un pervertito sessuale! Anche quando mangia i gelati si sbava! Non siete voi che mi cacciate. Sono io che vi condanno a rimanere.